grande, è la prima volta che vedo il Papa Francesco, pertanto sono emozionata sinceramente. Tra l'altro per Trieste tanto tempo dalla scorsa visita del Papa, ricordiamo nel 92 Papa Wojtyla, sì, no? Sì, mi ricordo, sì, sì, non ero presente ma l'avevo visto per televisione, per TV vostra. Su Telequattro. Su Telequattro. Una giornata speciale questa. Speciale sì, perché per Trieste è un onore avere Papa Francesco. È una bella sensazione di attesa, è stata una bella esperienza nei giorni precedenti e oggi siamo qui per una degna conclusione. Da che ora è qua, signor? Dalle 5. Dalle 5. Sì, oh, esatto. Signora, un giorno speciale, particolare, il Papa a Trieste. Sì, e per noi è una grande gioia, soprattutto si sente finalmente a Trieste... una grande aspettativa, cioè è come accogliere un grande amico. E queste sono belle parole. Cosa si aspetta dal discorso del Papa, dall'Angelus, dall'Omelia? Il Papa sicuramente dirà le cose giuste, quelle che deve dire a questa città che tante volte si comporta molto male. Noi cattolici e i cristiani tutti hanno il dovere di amare il prossimo come loro stessi. Fa tanto caldo, però una bella giornata. Ci mostra il biglietto per l'ingresso, perché ecco, per chiunque ci chiami in questo momento pensa, beh, vado anch'io. Ecco, no, bisogna avere questo pass gratuito, ma concesso dall'organizzazione. In questo momento, sì, il nostro compito è presidiare questo settore, che è il settore C, e controllare, fare la verifica che il biglietto corrisponda al settore giusto, quindi che le persone abbiano effettivamente il settore C. I posti, diciamo così, sono numerati o sono a settore? No, assolutamente non sono numerati, okay, sono a settore. Sono stati fatti entrare prima, mi pare di aver capito, le persone che avevano delle difficoltà a muoversi o i più anziani. Ma credo che dipende anche dal flusso con cui arrivano, per cui sicuramente c'è una corsia preferenziale per portatori appunto di disabilità e il settore, per esempio questo qui, è più protetto e riservato a loro.